Oggi vi faccio vedere il tutorial di come realizzare quest'uovo ad uncinetto. L'ho appeso, come vedete, in questo rametto che ho realizzato sempre io e vi farò vedere anche un tutorial. E poi ho appeso delle mollettine che colleziono da tempo e le ho trovate molto utili. Ecco qua. E allora andiamo al nostro lavoro. Buon divertimento. Ciao ciao. Ecco qua il materiale che useremo. Innanzitutto la lana. Scegliete voi il colore. Io ovviamente cercherò di utilizzare i colori che più si adattano al periodo pasquale. Un uovo, la forma di un uovo. Un uncinetto numero 3,5 e una forbice. Iniziamo il lavoro. Iniziamo il nostro lavoro con il classico anello magico. Ecco qua. E facciamo 4 maglie basse dentro l'anello. Tiriamo il filo e senza unire, quindi senza fare la maglia bassissima, andiamo nello spazio della prima catenella e facciamo 2 maglie basse per tutte e 4 le catenelle che abbiamo fatto prima. Uno e due. Arrivato a questo punto, mettiamo il filo che abbiamo dietro, lo mettiamo davanti, così creiamo il nostro segnapunti e continuiamo a fare una maglia bassa nello spazio della prossima catenella. Uno e due maglie basse nello spazio dell'altra maglia bassa. 1 e 2 e continuiamo così fino alla fine. Per un totale di 12 maglie basse. E adesso facciamo una maglia bassa nello spazio delle prossime 2 maglie basse, quindi 1 e 2, e 2 maglie basse nella terza. 1 e 2. Continuiamo così fino a quando non arriviamo alla fine. Continuiamo ad allargare un'altra volta, per l'ultima volta. Andiamo a fare 3 maglie basse singole, quindi 1, 2, 3, e nello spazio della quarta catenella ne andiamo a fare 2 insieme. 4 e 5. Fino ad arrivare alla fine e ottenere 20 maglie basse, quindi 1, 2, 3,
E qua ne facciamo 2, 4 e 5 e sono 10 in totale. Ok, adesso giunto a questo punto facciamo 2 giri, tiriamo il nostro filo. E andiamo a fare una maglia bassa attorno a tutto il nostro lavoro per 2 giri. E 20, tiriamo il nostro filo e continuiamo col secondo giro e ci vediamo alla fine. Eccoci qua, 19, e siamo all'ultimo punto ed è il 20esimo. Tiriamo nuovamente il filo da dietro. Continuiamo a fare il nostro prossimo giro con gli aumenti facendo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4 e 2 maglie basse nella quinta, nello spazio della quinta catenella, ottenendo così 6 maglie basse. Continuiamo così per tutta la circonferenza. E 24 e siamo giunti al nostro mezzo uovo. Adesso andiamo ad allungare praticamente il corpo del nostro uovo, quindi prendiamo il filo, lo mettiamo davanti e continuiamo così facendo una catenella, una maglia bassa attorno a tutto il lavoro per 4 giri e ci vediamo dopo. Continuiamo adesso a terminare il nostro quarto giro. Ok, adesso prendo il filo, lo tiro nuovamente, lo metto avanti . Cominciamo, continuiamo a vestire il nostro uovo, guardate qua, siamo arrivati esattamente a questo punto. Adesso cominciamo a stringere, quindi a fare le prime diminuzioni. Allora, se prima abbiamo fatto 4 maglie basse e 2 maglie basse nella stessa catenella, adesso faremo 4 maglie basse e una diminuzione, quindi 1, 2, 3 e 4 e 2 maglie basse insieme, 1 nella prossima, entriamo il filo, lo prendiamo e abbiamo 3 fili e adesso li uniamo insieme e questa è la diminuzione, quindi abbiamo creato un punto solo anziché 2, stiamo diminuendo il nostro lavoro. Lo stiamo stringendo, quindi continuiamo con le prossime 4 maglie basse. E la diminuzione 1, 2, ne abbiamo 3 e adesso le andiamo ad unire insieme. Continuiamo così fino alla fine.
Ecco fatto. Prendiamo nuovamente il nostro filo da dietro, lo spostiamo avanti. Ovviamente liberissimi di utilizzare qualsiasi altro strumento per segnare il vostro, per segnare i vostri punti. Facciamo un'altra diminuzione. Questa volta facciamo 3 maglie basse e la diminuzione, quindi 1, 2, 3 maglie basse e una diminuzione, 1 e 2, e li uniamo insieme. Continuiamo così per altre 3 volte. Eccoci qua e facciamo l'ultima diminuzione, tiriamo questo filo, prendiamo il filo da dentro e adesso dobbiamo fare questo lavoro. Risvoltiamo il nostro uovo, prendiamo la nostra formina e facciamo questo. Ok, eccolo qua. Qua c'è il nostro filo, quello là centrale, che noi utilizziamo sempre come segnapunti. E adesso continuiamo a fare le diminuzioni con l'uovo già dentro, perché sennò non sarebbe più entrato. 2 maglie basse. E continuiamo così fino alla fine. Ecco, adesso tiriamo fuori questo filo, prendiamolo così dall'interno. A questo punto non ci serve più, perché adesso dobbiamo fare l'ultima diminuzione. Quindi comunque non fate come me, che nel frattempo ho tagliato anche il filo che stavo usando. In ogni caso a tutto c'è un rimedio, quindi io prendo il mio filo con quello nuovo e lo unisco. Questo comunque vale anche quando quando la vostra lana termina e avete bisogno di continuare con lo stesso colore. Io faccio così, ecco qua, ho unito qua i 2 capi della lana e continuo il mio lavoro tranquillamente, come se avessi un filo unico. Questo è l'ultimo, tiriamo il filo, lo tagliamo
lasciamone un bel po', perché adesso dobbiamo andarlo a lavorare. E con, ecco, tiriamolo fuori. Adesso prendiamo un ago da lana e cominciamo a stringere l'uovo fino a quando non termina tutto, non è ben chiuso al centro. Eccomi. E allora prendiamo questo filo, qua c'è il ago da lana, ecco fatto. Adesso andiamo semplicemente a stringere il nostro lavoro così, mettendo l'ago dentro ogni spazio delle maglie basse, tutto attorno, e piano piano si stringerà. Come vedete è un'operazione un po' più lenta rispetto alle solite che si fanno, ma a me piace molto, perché comunque mi piace anche il disegno che fa il filo attorno alla chiusura. Poi ecco, si appoggia tutto molto carino. Adesso che il nostro uovo è tutto stretto, io prendo il filo e lo faccio passare attorno. L'ho uscito, ma adesso lo sto entrando nuovamente nello stesso spazio, quindi non sto facendo nessuna operazione, mi sto semplicemente dando più facilità a spostare il filo. Quindi lo esco dallo spazio, lo entro nello stesso spazio e faccio in modo, ecco qua, che mi esce fuori dalla punta. Adesso cosa faccio? Perché voglio fare il cappietto per poterlo appendere. Adesso lo esco da qua e lo rientro nello stesso punto. Adesso lo esco da uno spazio, però, e per fermarlo all'altezza che voglio io, questa volta rientro nuovamente, faccio entra ed esci in vari punti dell'uovo, che non si vedranno perché comunque deve seguire lo stesso la linea del filo, per cui non si vedrà, ma nello stesso tempo lo attorciglio talmente tanto che comunque non può tornare indietro. Ecco qua, taglio e l'uovo è terminato. Adesso lo andiamo a appendere al nostro rametto. Spero che vi sia piaciuto. Seguitemi nel mio canale, mi raccomando, mettete mi piace a questo video e condividetelo con tutti i vostri amici e con le persone che amano lavorare l'uncinetto. Ciao a tutti, alla prossima da Crafty Mari!